Maria Cristina Carlini, Memorie della Terra, Geologia e Memorie della Terra, è una mostra che abita lo spazio museo di Francesco Messina, dove Francesco Messina ha lavorato nel corso della sua ricerca. Dunque l'esigenza era quella di lavorare su una sorta di dialogo virtuoso tra le sculture di Cristina e le opere ovviamente storiche di Francesco Messina. Ed è stata una sfida perché i contrasti, ma anche le affinità sono molti, per cui bisognava giocare attraverso una sorta di armonia degli opposti, abbinando quelle che sono le sue grandi dimensioni, la sua ricerca sui materiali, sulla dimensione monumentale di queste sue stele della conoscenza, di queste sue tracce proprio della nostra memoria che si concretizzano in grandi sculture totemiche, simili a proprio delle colonne della sapienza arcaica, che hanno una forza direi quasi apotropaica nel comunicare con gli uomini di tutti i tempi, in una sorta di memoria archeologica e antropologica, laddove vanno a pescare proprio una sorta di spirito condiviso a livello inconscio, per cui nel gioco degli archetipi junghiani che lei riscopre lavorando sui grandi temi, sui temi giganteschi del viaggio, appunto di questa sapienza antica e dell'approdo verso nuovi territori dove la natura, la vegetazione fa da sfondo a questa sua riflessione poetica e per cui ci si addentra anche nei suoi boschi, nei suoi canneti che diventano grandi forme astratte, librate nello spazio che lei ha forgiato proprio con il suo sapere da officina del Rinascimento, lavorando a diretto contatto con i fabbri, proprio all'interno delle fucine dove si creano le opere d'arte, confrontandosi da donna, questo è interessante anche all'interno del palinsesto delle donne che il Comune di Milano ha varato e di cui Maria Cristina fa parte, da donna confrontandosi con una dimensione monumentale anche molto impegnativa che richiede una grande energia, uno sforzo fisico, la capacità di manipolare proprio quasi come un demiurgo la materia grezza e di domarla. E il dialogo con Messina si instaura attraverso dei giochi di corrispondenza laddove le sue figure, i suoi torsi nudi, le donne, gli atleti si mescolano proprio a questi boschi astratti e affiorano come delle presenze magiche, no? Come misteriose. Senti, il senso di questa mostra con il Covid-19? Allora, innanzitutto è importante che il museo abbia riaperto e riapre tra l'altro con un orario anche importante e in questo periodo con gli afflussi così contingentati è un segno anche di vitalità da parte del Museo Messina e della sua direttrice Maria Fratelli che ha tenuto molto a questa mostra per dimostrare che si poteva lavorare bene ancora su un progetto scientifico che tra l'altro era stato scritto da Raffaella Resce. Ricordare perché aveva iniziato proprio lei questo lavoro su Maria Cristina Carlini e dunque arrivare in questo periodo post pandemico con un'energia nuova è molto è propositivo e in ogni caso insomma il confrontarci con le tracce del nostro passato, con le impronte che abbiamo lasciato sul selciato all'interno della natura è comunque una riflessione esistenziale che in questo periodo forse dovrebbe rilluminarci, un po' scuotere le coscienze su quelli che sono i veri temi della nostra permanenza sulla terra. Direi che mai come oggi il riscoprire le radici è una cosa essenziale per cercare di vedere quale futuro si possa disegnare, visto che dovremmo ridisegnarlo tutto da capo. Ripartendo dal passato, sì, riscoprendo quelli che sono i valori fondamentali, è una speranza e soprattutto riscoprendo anche la storia, la nostra storia, senza dimenticarla, comprese le vicende peggiori che dovrebbero in teoria farci crescere.